ha vissuto la spiritualità di Nazareth, umile ed eroica, nella santità del quotidiano, nel ricercare di essere fedele ai propri compiti e con la gioia, facendo l'esperienza appunto del sentirsi, come lei si definiva, un mestolino nelle mani di Dio. I miei genitori non hanno fatto niente di straordinario. Tutto quello che hanno fatto lo può fare qualsiasi famiglia. Un'equazione. Se sono diventati santi i miei genitori, non facendo niente di straordinario e facendo tutto quello che può fare ogni famiglia, qual è la conclusione? Che ogni famiglia può essere santa. La serva di Dio Erichetta Beltrame Quattrocchi nasce il 6 aprile del 1914, lunedì santo alle ore 22:30, dopo un periodo difficilissimo di gestazione da parte della madre, la quale a quarto mese di gravidanza ha un'emorragia all'utero, per cui si dovette chiamare un famoso ginecologo che intervenne e consigliò di abortire. Luigi e Maria dissero un no categorico, per cui Erichetta nacque. E siamo davanti, ecco, a un momento difficilissimo della famiglia, perché è una bambina gracile, una bambina molto delicata. E intanto Luigi e Maria hanno nei confronti di questa bambina una particolare attenzione. Dicevo che Erichetta è l'ultima di tre fratelli. Il primo è Filippo, che poi diventerà Don Tarcisio. Poi verrà Stefania, che diventerà monaca, prenderà il nome di Suor Cecilia, e in ultimo Cesare, che diventerà appunto Don Paolino. E poi c'è Erichetta, la figlia che è definita dalla Chiesa come la figlia che non doveva nascere, in virtù di tutte queste problematiche legate alla gravidanza. Siamo davanti a una santità vissuta nell'ordinarietà del quotidiano, ecco. Non ci sono fatti eclatanti, non ci sono fatti clamorosi, si tratta di una santità fiorita nell'ambito familiare, dove ci sono i valori appunto dell'ascolto, della cura dell'altro, i valori del dialogo, della gioia, della responsabilità, dell'accoglienza, il tutto vissuto però, ecco, con un grande spirito di fede e di amore, una fede che si alimentava ovviamente dalla preghiera, dalla parola di Dio, dall'Eucaristia, celebrata tutti i giorni a casa Beltrame, e anche dalla recita del Santo Rosario. Di qui il ministero della consolazione di questa donna, il ministero della guarigione. Casa Beltrame nel periodo della guerra, della Seconda Guerra Mondiale, ricordiamo che ha accolto una svariata tipologia di persone, ha accolto politici, ha accolto rifugiati, ha salvato famiglie intere di ebrei, così come anche bambini, una bambina malata di tubercolosi. E sappiamo che cos'è la tubercolosi, perché in quel periodo accogliere una bambina in un contesto familiare così difficile, dove già la serva di Dio Erichetta, bambina, ha avuto un'infanzia molto delicata, sarebbe stata letale per lei. E la mamma, ecco, accogliendo questa bambina malata di tubercolosi, le presta tutte le cure dovute, e questi sono gli esempi che hanno educato, possiamo dire, la serva di Dio Erichetta, e non solo, anche i suoi fratelli. Questa è stata anche la ricchissima eredità ricevuta in dote dai genitori Luigi e Maria Beltrame, la prima coppia elevata agli onori degli altari da Giovanni Paolo II. Dopo l'entrata dei figli nei rispettivi monasteri, nei rispettivi conventi, Erichetta si prende cura dei suoi genitori, rinunciando addirittura al matrimonio. Ricordo che la serva di Dio Erichetta ha avuto due esperienze di fidanzamento. Un primo fidanzamento con un certo Enrico, di cui ella non era innamorata.
e un secondo fidanzamento con un certo Pasquale, di cui Enrichetta era profondamente innamorata, ma quest'uomo era profondamente immaturo. E allora, ecco, finì anche questa storia. E Enrichetta rinunciò anche a diventare suora, tutto ciò sempre sotto la guida e il consiglio di eminente persone di spiritualità, nonché, ecco, il vescovo di Pompei, Monsignor Aurelio Signora. Da qui, in seguito a questi continui distacchi che Enrichetta ha vissuto all'interno della sua famiglia, il distacco dei fratelli, così rumorosi, Casa Beltrame era molto rumorosa, questo lo diceva la Beata Maria, in virtù della gioia che gli davano i figli. E in seguito a questi continui distacchi dei fratelli, Enrichetta si trovò sola e reagì impegnandosi nello studio dell'arte, così come anche nella musica. Fu insegnante di storia dell'arte e appassionata educatrice. E qui vorrei sottolineare che è da dire che anzitutto è Enrichetta stessa che si lasciò educare, prima ancora di educare, dalle tante esperienze vissute e anche dolorose all'interno della sua famiglia, che la trovarono sempre pronta ad abbracciare la croce con un grande spirito di fede, di generosità, di gioia e di amore. Ella continua la sua formazione interiore, non soltanto attraverso gli avvenimenti della vita, attraverso i grandi maestri che ha avuto e che sono appunto i beati, i suoi genitori, ma anche attraverso ritiri spirituali. Enrichetta si ritirava spesso nel monastero di Sant'Agata sui Due Golfi a Sorrento, così come anche al monastero di Vitorchiano delle Trappiste e monastero di Mater Ecclesia dell'isola di San Giulio, appunto a Novara, la cui fondatrice è la reverenda madre Anna Maria Canopi, morta qualche mese fa. Enrichetta passava le sue giornate alternandosi con semplicità tra casa e scuola, quindi tra famiglia e lavoro, e così come anche molto versata a livello sociale, adoperandosi per i poveri, per i disagiati, nella zona degradata di Roma, del Trastevere, così come anche nella Montagnola, zone molto degradate. E nella Seconda Guerra Mondiale, come Croce Rossina, ecco, insieme alla mamma, si presta il suo servizio negli ospedali, ecco, del Littorio e del Celio, per anche soldati, oggi diremmo nemici, ecco. Numerose furono le attività caritatevoli di questa donna, e poi senza dimenticare il suo inserimento all'interno, ecco, dell'attività apostolica della Chiesa, come l'Azione Cattolica, come i Boscout, come le Damine di San Vincenzo, tutte attività che Enrichetta riusciva con l'insegnamento, con l'attività di soccorso e di aiuto agli altri, manteneva. Tutto il segreto di questa donna, come ha detto anche il cardinale Sepe, e sottolineato anche dalla reverenda madre Anna Maria Canopi, tutto il segreto di questa donna sta proprio nella comunione con il Signore risorto. Con il Signore risorto. Ha cercato la volontà di Dio e l'ha seguita con la fedeltà nel minimo, come diceva la Beata Maria, la mamma. Ha vissuto la spiritualità di Nazareth, l'umile, umile ed eroica, nella santità del quotidiano, nel ricercare di essere fedele ai propri compiti e con la gioia, facendo l'esperienza appunto del sentirsi, come lei si definiva, un mestolino nelle mani di Dio. Quindi ciò che prelevava dall'abbondanza della divina mensa del Signore, Enrichetta poi lo faceva rifulgere tra i giovani, lo donava ai giovani facendo nascere in essi il desiderio della santità. E questo è molto bello, perché ha fatto sì che risvegliasse nel desiderio di molte persone il desiderio appunto di conoscere non soltanto lei, ma anche i suoi genitori, la spiritualità di Casa Beltrame. Intanto, con la morte del papà all'età di 71 anni, del Beato Luigi, che è morto appunto a Roma, e poi della madre a Serravalle, dove loro avevano un villino
e si ritiravano per momenti di formazione spirituale, momenti anche ricreativi dello spirito. Enrichetta, ecco, si prese cura appunto del fratello Don Tarcisio, che in quel periodo era passato da clero di Genova a clero di Roma ed abitava a Casa Beltrame in via Agostino De Pretis a Roma con la serva di Dio Enrichetta. Intanto, ecco, Enrichetta rimane da sola, continua i suoi pellegrinaggi con gli ammalati a Lourdes, a Loreto, e con il fratello Don Paolino addirittura si recherà fino in Cina a prestare un aiuto al fratello per le cause di beatificazione e canonizzazione. Vorrei leggere, ecco, un piccolo appunto che la serva di Dio fa nel ritorno dalla Cina, quando ritornando da questa esperienza lei annota nel suo diario queste parole: nel cuore mi è rimasto un grande desiderio di pregare per loro e per noi, perché Dio dia a loro quello che manca, la luce del Vangelo per tutti, e per noi venga tolto quello che ci impedisce di vedere quella luce. Espressione meravigliosa che denotano la profondità di questa esperienza che la serva di Dio ha fatto con Don Paolino in Cina. Intanto i malanni fisici aumentavano ed erano anche gravi. Enrichetta aveva un tumore al rene, un tumore al colon che si era esteso anche con metastasi fino al fegato, e quindi insomma era molto provata fisicamente. Ma lo Spirito Santo, ecco, che volle che Papa Giovanni Paolo II beatificasse i suoi genitori, Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi. Enrichetta accolse con gioia tutto questo, ma anche con una grande responsabilità, come ebbe a dire nel TG a Rai 1 e nel momento della beatificazione dei genitori. Enrichetta intensificò anche il suo apostolato. La chiamavano in tutto il mondo, in tutte le diocesi, per prestare la propria testimonianza sui suoi genitori. E lei, nonostante la sua età, nonostante i malanni fisici e i limiti, mai si sottrasse. Sapete qual era la medicina che la mamma ci dava? Ci portava a visitare i bambini negli ospedali, in maniera che vedessimo che c'erano dei bambini a letto, dei bambini sofferenti. Noi portavamo le caramelle a questi bambini e ci accorgevamo che in casa avevamo tutto, che in casa stavamo bene, e si tornava a casa molto meno capricciosi e molto più lieti, e ringraziando Dio di quello che avevamo. Piccole cose, se volete, facili cose, ma ora mi rivolgo alle mamme: lo fate voi questo? Siete attente voi a rendere ai vostri figli il continuo pensiero per gli altri, oltre che il pensiero verso il Dio e verso la Vergine Santissima? Se ogni mamma pensasse alla vita dello spirito del proprio figlio, che ha avuto non come cosa propria, ma ha avuto in prestito dalla provvidenza di Dio, se pensasse a questo figlio che ha in prestito e che di cui deve rendere conto a Dio nell'ultimo giorno del giudizio, se questa mamma pensasse alla vita spirituale del proprio bambino, piccolo, meno piccolo, adolescente, giovane, adulto, perché i miei genitori dicevano sempre che i genitori sono genitori fino al momento in cui sono in vita verso i figli. Sono genitori sempre. Se ogni mamma e ogni babbo pensasse al proprio bambino, piccolo o grande, al proprio figlio,
come pensa alla sua salute, come pensa a tutte le astuzie, potrei dire, perché cresca sano, sia ben preparato alla vita, piscina, palestra, medicine e mare, montagna, tutto quello che si può dare si dà, ma alla formazione dello spirito tutta questa attenzione è effettivamente data? Ognuno risponde nella propria coscienza. Fedele all'insegnamento della mamma, che nel giorno della prima comunione all'età di 10 anni le lasciò un bigliettino scritto: fai della tua vita una particella d'Eucaristia, fai conoscere Gesù fino alla pazzia, ma pazzia della croce dove non c'è inganno. Espressioni stupende. Malattie, dicevo, malattie. Quella che ha vissuto Enrichetta, di questi tumori, si sottopone 2 volte all'operazione, per cui gli viene asportato un rene e intanto, ecco, in questo frangente di tempo muoiono anche i fratelli. Morirà Suor Cecilia all'età di 84 anni, Don Tarcisio all'età di 92 anni e Don Paolino all'età di 99 anni. Enrichetta rimane totalmente sola. Casa Beltrama, che era stata così rumorosamente gioiosa, come diceva la Beata Maria, a un certo punto si trova, tra virgolette, un deserto. Enrichetta mantiene la luce della fede. All'età di, a quell'età, ecco, Enrichetta rimane la testimonianza vivente dell'eredità preziosa che avevano lasciato i suoi genitori. Nel 2005 Enrichetta si consacra nei testimoni del risorto, sente la gioia di donarsi al Signore e nell'aprile del 2010 adotta il figlio Francesco, che era un nipote della famiglia Beltrame, della parte del papà e quindi del Beato Luigi. Adotta quindi Francesco per continuare la discendenza dei Beltrame. Continuò intanto il suo apostolato per tutte le diocesi, nonostante appunto le malattie. Va nella diocesi di Acerra, va nella diocesi di Aversa e continuò anche la sua attenzione nell'ascolto delle persone, delle coppie che venivano a lei. E il 20 maggio del 2012 le sue condizioni, ecco, di salute s'aggravano moltissimo. Continua ad accogliere le persone finché poi le cose peggiorano e fu l'ultimo e io stesso diciamo che fui l'ultimo ad incontrare la serva di Dio poche ore prima di morire. Fu come ha riportato anche il cardinale Sepre nel giorno della chiusura del processo di beatificazione e canonizzazione diocesano. Ecco, fu un incontro molto intenso di affetto e di preghiera. Il 16 giugno del 2012 alle ore 16:20 Enrichetta, serena, lieta, trepidante, pronta per il cielo, si spense nella sua abitazione di via Agostino de Pretis, quel focolare domestico che era stato culla di santità, all'età di 98 anni. Enrichetta sale nel cuore di Dio. Bellissima la lettera, ecco, del fratello Don Paolino ad Enrichetta, che io anche qui leggerei uno stralcio, e che sintetizza in modo breve, sintetico appunto, la vita di questa donna che ha fatto della sua vita un'offerta gradita al Signore. Leggo quello che scrisse Don Paolino. Per questo il Signore ti ha fatto nascere nel dolore, e dal dolore che ti provò assai più di noi nella sofferenza fisica, nella tua fanciullezza, che segnò ripetutamente col segno della contraddizione quelle aspirazioni della tua adolescenza e dell'età matura che noi 3 fratelli invece potemmo realizzare senza intralcio. A nostro piacimento ti ha segnato
col sigillo della sua predilezione tutta particolare, e la tua mano provvida ti ha condotto fin qui per vie misteriose, lungo il cui percorso tante volte hai dovuto domandarti come Maria: quomodo fiet istut, e restarne turbata. Ma Lecce Ancilla Domini, che con l'aiuto di lei hai sempre saputo rispondere, ha fatto sì che la nebbiosità del mistero a poco si diradasse e si manifestasse chiara l'essenza di una tua vocazione, così diversa dalla nostra, così tipica, così sublime, così eccezionale nella sua modestia e così armonicamente completa, perché a te, Enrichetta, è concessa la vita consacrata della Vergine Santa, l'azione misteriosa dell'apostolato, nella scuola, tra i poveri, tra le tue amiche più giovani, tra i poveri, tra le tue amiche appunto più giovani, e insieme la gioia e le prove e i meriti della vita domestica, nell'esercizio superlativo di quel meraviglioso quarto comandamento che costituisce come il sigillo e il blasone di questi ultimi decenni. Non ti ho mai detto, Enrichetta, dice Paolino, mia cara, ma credo che fosse superfluo dirtelo, fino a che punto ti sono grato per quello che rappresenta per me la tua presenza al fianco di mamma, la Beata Maria. La sicurezza, la serenità, la gioia, la tenerezza, la riconoscenza, l'ammirazione per quello che tu sei e fai per tutti noi accanto a lei, consentendo così a noi di poter continuare sereni, tranquilli e fidenti sul cammino diverso che il Signore per noi ha tracciato. Ecco, quindi la vita di Enrichetta è stata una donazione che ha permesso ai fratelli di continuare serena la via di donazione al Signore nell'immolazione della serva di Dio nel quarto comandamento, onorare il padre e la madre. Enrichetta ne ha fatto un voto, aprendo anche una via possibile oggi, potremmo dire nuova, di speciale consacrazione a servizio della famiglia, oggi che le famiglie sono profondamente in crisi, e quella di Enrichetta sembra una via attualissima. Il 6 aprile del 2018 ci fu nell'arcidiocesi di Napoli l'apertura del processo di beatificazione e canonizzazione presieduta dal nostro cardinale Crescenzio Sepe, dopo 6 anni di un intenso lavoro, perché 6 anni prima si sono raccolte le testimonianze ne pereant probationes, affinché non si perdessero le testimonianze di persone anziane e ammalate. E il 27 ottobre del 2018, nella stessa cattedrale di Napoli, il cardinale presiedeva la chiusura del processo diocesano di beatificazione e canonizzazione. Si aprirà così la fase romana a Roma il 30 novembre del 2018, ed ora ecco che siamo in fase dell'allestimento della posizio che dovrebbe essere a breve completata. Concludo perché tutte le famiglie che sono qui presenti, possibilmente tutte le famiglie che sono in Siracusa, possano diventare sante. E concludo anche io, come mio fratello, alleluia.